Con le immagini montate da Gian De Matteis, secondo tempo il risultato è di 1-1, battono gli azzurri con Nattino e Scarrone, il tiro di Nattino è ribattuto, eccolo ancora Luca Nattino, il pallone per Cesari, vede Scarrone al centro dell'area, è libero, il tiro è ribattuto, Luca Nattino cade a terra, forse c'è il rigore, ma il direttore di gara dice di no, protesta da parte degli azzurri, Scarrone intuisce l'iniziativa, il pallone per Luca Nattino, il quale si coordina, la prodezza, la bella respinta da parte di Casaleggio, il bel colpo in area, la triangolazione da Scarrone per Nattino, messo giù da Casaleggio, ma per l'arbitro Salvatore Rizza non è rigore. Reclamano ancora gli azzurri, Scarrone e Valtiro, la spaccata di Luca Nattino, da questi a Valtescara, il pallone attraversa tutto lo specchio della porta senza che possa entrare in rete. Siamo sempre sul punteggio di 1-1, il colpo di tacco da parte di Luca Nattino, palo. Intanto Graziano Cesari si infortuna seriamente, è costretto ad abbandonare il campo, viene soccorso dal direttore di gara e dai compagni di squadra e avversari. Brutto infortunio per Graziano Cesari, formazione azzurra priva del suo elemento forse migliore. Intanto De Feo, bella la sua conclusione, passano in vantaggio gli azzurri del Fatima Nagar con Maurizio De Feo, bellissimo il suo tocco e pallone nell'angolo più lontano alla destra del portiere Casaleggio. Intanto c'è il portiere Marco Casaleggio che commette un fallo, protesta, ma il fallo è evidente nei confronti di Maurizio Micheli, giornalista, il calcio di punizione viene battuto, Nattino, la prodezza, la pronta risposta da parte di Casaleggio e poi sull'azione si infortuna Mauro Casaleggio, ex medico sociale del Genoa, colpito da Nattino. Il bel pallone e il gol di tacco segnato da Luca Nattino, servito ottimamente da Maurizio Micheli, illuminante il suo assist, pregevolissimo il tocco di Luca Nattino che fa un gol di pregevole fattura. Siamo sul punteggio di 3-1 per gli azzurri, la partita tuttavia non è finita, opportunità per gli arancioni che vanno in gol con Marco Mollica, tutto solo, qualche colpevolezza da parte del portiere Andrea Seminara che viene beffato sul palo, sul proprio palo alla destra. La partita si riapre, sono però le battute conclusive, contropiede degli azzurri da Scara per Micheli, ancora Scara, Luca Nattino e per il bomber è un gioco da ragazzi, siglare il gol del 4-2 definitivo, Fatima Nagar 4 All Star 2, ma a vincere quest'oggi è la solidarietà.